più 20 anni, perché diciamocelo, 20 anni sono 20 anni, ma 30 anni sono 30, 40 sono 40, 50 50, eccetera. Un tipino scontrosetto, eh? Ma va bene così, va bene così. Io prediligo proprio le donne un po' scivolose, un po' scostanti, perché sono quelle che dopo... Perché ci sia un dopo, deve esserci anche un prima. Ci deve essere, certo. Mi piacciono, sai, mi piacciono questi tuoi giochetti verbali, questi tuoi giri di... A me invece annoiano mortalmente. Ah sì? Eppure sembri così abile. Ah, infatti lo sono. Questo si può dire, dillo pure se lo vuoi. Ebbene, lo dico, sei abile e amabile, a tuo modo. A mio modo. Comunque, se ti ho disturbata, non fare complimenti. Un cenno e smetto di infastidirti. No, nessun disturbo. Me ne rallegro. Non mi piace trovarmi in situazioni in cui la mia presenza non è gradita. Ah sì? Ma non si direbbe? Ma sei impossibile. Lasciami finire almeno qualche pensiero, lasciami dire qualche frase di senso compiuto. Non esageriamo. E allora di senso incompiuto, ma dammi un segnale di incoraggiamento. Di che silenzio si tratta? Di un silenzio a senso o di un silenzio... Si tratta di un silenzio vero e proprio. Già, ma certi silenzi veri e propri si possono interpretare, si possono leggere a seconda del contesto. Il contesto è muto. Mi arrendo. Senti un po'. Qui tu ci vieni spesso? Dipende. Da cosa? Tante cose. Temo proprio di non starti simpatico. Mi sa che ho sbagliato ad avvicinarmi, a tentare l'approccio. No, no, non l'hai sbagliato affatto. E sei convinta? Pensavo... Beh, magari una volta si potrebbe andare a cena fuori. Una volta? È che da lontano sembravi così carina, così gentile. Ma io sono gentile? Sì, certo. Ma... Osi mettere in dubbio la mia gentilezza? Osi mettere in dubbio la mia pazienza? Guarda che potrei anche offendermi se volessi. Chiedo venia, non è la mia intenzione. Oh, lo spero bene. Signorina, come posso cancellare questa onda? Potrei forse andare a raccogliere dei fiori per lei? Oggi i fiori sembrano così tristi. E allora potrei farle dono del mio fazzoletto. Facciamo di no. Devo forse sparire? Oh no. E allora che cosa devo fare? Devo forse andare in ginocchio fino a Canossa. A Canossa? E perché? A Canossa, come colui che si umiliò talmente tanto da strisciare in ginocchio fino a Canossa. Oh, poverino, ma perché proprio a Canossa? Perché... Perché? Perché... Voleva chiedere scusa al Papa, che in quel momento si trovava a Canossa, nel castello di Matilde di Canossa. Mia nonna diceva, Matilde di Canossa non ha né pelle, né carne e né ossa. Ah, e perché lo diceva? Ah, così una filastrocca. Ah, carina. Anche a me piacciono le filastrocche. Ah, sì? Mia nonna diceva, chi ama la filastrocca ha l'anima farlocca.
quanto mi prendi in giro. Mia nonna diceva, giro, giro, tondo, ecco il mappamondo. Basta, mi arrendo. Getta la spugna, mi hai sfinito. È che hai un caratterino troppo... Troppo? Troppo, troppo. E non parliamone più. Oh no, parliamone ancora. Posso darti un bacio?